tutto quello che poi fa seguito ad un'iniziativa giudiziaria, e cioè la ormai consolidata abitudine al massacro mediatico delle persone e delle istituzioni. Questo sta diventando un segno di barbarie nel nostro paese e di oltraggio permanente allo Stato di diritto e alla Costituzione italiana. Ma questo è un altro discorso. Io ritrovo la mia funzione benefica e sociale, diciamo, socialmente apprezzabile anche questo, devo dire la verità che c'è veramente qualche organo di stampa anche con le pagine colorate come Topolino che dovrebbe chiudere se non dessi lavoro. Ma questo è un grande tema che dovrà riguardare il rapporto fra diritto della persona, sistema giudiziario e sistema dell'informazione nel nostro paese. La mia opinione è che per troppi anni abbiamo fatto finta di non vedere che sta crescendo una realtà mostruosa in Italia, fatta di oltraggio alla dignità delle persone e di totale perdita dei valori costituzionali fondamentali. Ribadisco, per quello che riguarda questa vicenda, il mio totale sostegno alla magistratura e alla sua azione, essendo il più interessato a un chiarimento su tutte le vicende, e non solo su questa, su tutte le vicende che riguardano la vita pubblica del nostro paese e la mia attività. La seconda considerazione è questa: io sono parte lesa, io e l'istituzione che rappresento, sono parte lesa in questa vicenda. Combatteremo in maniera ferma nei confronti di chiunque oserà nei prossimi giorni gettare ombre sulla correttezza, sulla trasparenza dei nostri comportamenti. Noi siamo parte lesa e ci rivarremo nei confronti di chiunque offenderà la dignità delle istituzioni e delle nostre persone. Leggo dalle vostre cronache di un signore di nome Manna. Io potevo chiudere questa conferenza stampa in 30 secondi, e cioè io non sono a conoscenza di nulla, di nulla, di nulla. Leggo di questo Manna e devo dire sinceramente che non so chi sia, non so che faccia, non so dove viva. Devo dirvi che nella mia memoria, su questa parola mi ricorda solo due cose: la manna dal cielo, un ricordo biblico, ma non credo che sia questo il caso. E l'altro manna che mi ricordo, essendo a Napoli, era un certo Angelo Manna, che era un opinionista che in una televisione locale esprimeva con toni delicati e sobri, diciamo, la sua polemica nei confronti della classe dirigente del tempo. E rivendicava e sottolineava le virtù e le conquiste dei Borboni e del Regno delle Due Sicilie, se ricordo bene. Altri manna non ne conosco. E di quello in questione nessuno, in nessuna sede, né pubblica né privata, mi ha mai fatto cenno a questa persona che mi è del tutto sconosciuta. Per questo, lo ripeto, noi siamo parte lesa e ci tuteleremo in tutte le sedi e con tutti i mezzi. La terza considerazione: noi non solo non abbiamo imbarazzo, abbiamo molta rabbia ovviamente, sarebbe esagerato dire che
questa ennesima avventura ci riempie di gioia, ma sarebbe altrettanto esagerato dire che ci getta nell'angoscia. Siamo, come dico io, in perfetta media inglese. Non abbiamo nessun imbarazzo, ma vorrei che fosse chiaro a tutte le forze politiche e anche a chi tenta in queste ore infami speculazioni politiche che da Napoli lanciamo all'Italia intera la sfida della trasparenza, della correttezza, del rigore amministrativo, del rigore spartano nelle nostre istituzioni. Senza nessun problema. A Napoli, nella regione Campania, le paludi della clientela politica del malaffare sono prosciugate e dunque noi e il partito in cui milito siamo protagonisti di una battaglia per la trasparenza, per il rigore, per la correttezza amministrativa, per far nascere e per difendere un altro sud, quello che si presenta a testa alta, che affronta le grandi questioni sociali ed ambientali, che si misura con i problemi della trasformazione urbana, che cerca di creare il lavoro in condizioni che sono a volte drammatiche in alcuni territori. Questa è la nostra sfida e rispetto a questa sfida noi non arretriamo di una virgola e sfidiamo chiunque in tutte le sedi sul piano della trasparenza e della correttezza amministrativa. D'altra parte, le prime scelte che abbiamo fatto vanno in questa direzione e specificamente nel campo della sanità le nomine fatte sono state istruite dall'ufficio di gabinetto e come sanno tutti io non conosco personalmente nessuno di quelli che sono stati chiamati a incarichi di direzione nella sanità, a conferma che si è portato pace, che la regione nella quale la sanità veniva considerata un luogo di clientela politica è finita, c'è un'altra regione nella quale si lavora perché la sanità diventi il luogo di garanzia dei servizi alla persona e alla povera gente innanzitutto, è il campo nel quale le professionalità mediche devono preoccuparsi soltanto delle proprie caratteristiche specifiche e non di cercare protettori e padrini politici. È cambiato tutto e cambierà ancora di più tutto. Questo è quanto. Noi siamo impegnati in questa sfida per la rinascita del Sud e per presentarci a testa alta sulla scena nazionale e non solo. Potrei ovviamente diffondermi su altre questioni, ma vi ho premesso che per ragioni di evidente opportunità mi fermerò qui consegnandomi queste riflessioni di cui sono certo farete il tesoro. Capite che sto facendo training autogeno, mi sto controllando. Come voi sapete e come diceva Eraclito, ethos antropo daimon, il carattere, il demone dell'uomo. E bisogna mantenersi, siamo tutti i consiglieri che dice mamma mi raccomando, e che ti raccomando, tranquilli. Allora mi fermo qui. Sottolineando il mio carattere, ripeto, di benefattore. Credo di aver dato lavoro ai giornalisti italiani più di Cooper Murdoch. Mi aspetto di essere nominato cavaliere del lavoro, per quanto lavoro io ho dato, sinceramente. Onestamente credo di averlo meritato sul campo.
Detto questo, ovviamente, a tutti i nostri collaboratori, appello di sempre, keep calm e al lavoro, senza distrazioni. E siccome so che siete ansiosi di avere altre notizie sul futuro, non posso lasciarvi con questa angoscia dentro, quindi vi comunico che lunedì mattina facciamo una riunione del Consiglio regionale, nella quale approveremo la legge per togliere di mezzo l'ARSA, luogo di clientela politica, a cui rinunciamo volentieri, e approveremo la legge per la gestione del ciclo delle acque, provvedimento di grandissima importanza, e voi tutti sarete testimoni di un passaggio storico e potrete comunicare che da martedì viene cancellato un altro luogo comune che pesa sull'immagine di Napoli, e che cioè l'acqua e bocca e le papere non la legge. Da martedì galleggeranno tutte le papere e anche qualche somaro. Vi ringrazio molto e vi lascio i miei devoti osservo. Grazie a tutti. Il centro Actis è un centro diagnostico polispecialistico, dove si utilizzano sia le apparecchiature tradizionali che la più avanzata tecnologia per la diagnosi e la cura dei pazienti ambulatoriali. Se hai un problema di salute, non fuggire lontano. In Campania c'è anche tanta buona sanità. Gioiellerie Pennacchio. Gioiellerie Pennacchio, a Giuliano in Corso Campano e in via Agnello Palumbo. Ad Aversa, in via Roma. Di generazione in generazione, l'arte della gioielleria. Vivere bene ti conviene. C'è un evento da non perdere a Giuliano, Mugnano, Napoli, Nola e Pompei. Iniziano i 25 giorni Auchan. Da giovedì 29 ottobre a mercoledì 11 novembre troverai il 40% di sconto su 1000 prodotti. Come birra Ceres Top, bottiglia da 66 centilitri al prezzo imperdibile di 84 centesimi. E in più, con la tua card, i punti raddoppiano. Auchan. Vivere bene ti conviene. Mi conviene Auchan. Per la tua sicurezza, scegli il meglio. Scegli la professionalità e la qualità di Union Security. La nostra azienda riesce, grazie alla sua ramificazione sul territorio, ad offrire servizi innovativi e tempestivi di vigilanza e antirapina. Siamo presenti su Giuliano e a breve inaugureremo una nuova centrale operativa in loco. Union Security. La tua sicurezza è la nostra priorità. www.union-security.net. Per la tua sicurezza, scegli il meglio. ALS, carburanti e lubrificanti di altissima qualità. La comodità del servito a prezzi da self. Corso Europa, Villa Ricca, via Kennedy, quarto. Per convenzioni e acquisti online, visita alspower.it. ALS. La tua compagnia di fiducia. Viva Giuliano, Chips in Love.
Vieni a provare la nostra esclusiva patatina viola, la regina del benessere. Gusta il nostro cono pizza e abbina le tue patatine ai nostri menu special con pollo, salsicce, wurstel e polpette. Prova l'originale fish and chips inglese, Chips in Love, e a Giuliano in via Roma. Chips in Love, l'unica patata fritta con amore. A quattro zampe. Scegli l'esperienza e la professionalità di Animal Food. Enrico Maisto e la sua equipe ti aspettano giorno e notte in via. Vai. Allora, siamo ancora nella sala stampa del